Insomma, dopo che sopravvivono allo Stregarium, che tornano a casa vivi, si rendono conto magari che non siamo così spaventevoli, che siamo delle persone con due occhi, un naso, una bocca, quindi che non hanno nulla da temere dalla magia, dall'esoterismo, cioè che insomma non siamo dei mostri come qualcuno ci potrebbe pensare. E quindi magari questo è un modo anche per gettare dei ponti non solo tra noi, quindi per conoscere delle persone che comunque studiano, lavorano, quindi per avere un confronto positivo tra noi, che è una cosa bellissima, che appunto non c'è da nessuna parte con questa armonia. Ma è anche un modo per gettare dei ponti verso la gente comune. Ovviamente ci vuole tanta pazienza da parte nostra, anche da parte loro, perché ci sono situazioni in cui veramente questa vasca che facciamo ogni tanto la facciamo con i canini di fuori, saette che passano, cioè anche da parte del pubblico ci vuole, cioè almeno io personalmente ringrazio spesso e volentieri la pazienza che hanno, perché ogni tanto passiamo come delle furie proprio, perché devi correre da una parte all'altra. Nel tempo in cui in questo Amarcord mi vengono in mente alcune persone che andrebbero ringraziate. Ne vedo una là in fondo, eccolo là col cappellino. Scusami Ivano, alzi la testa per favore. Ivano Morisi, alza un braccio. Ivano è uno dei nostri pilastri, perché grazie a lui ci sono delle cose che qua funzionano. Se non ci fosse stato, non sarebbero andate come dovevano andare. Altre due persone sono lì, che alzate le mani, perché sono le persone che riescono in qualche modo a sguazzare fra permessi, carte, timbri e robe varie e permettono tutto questo. Tutti gli espositori che sono passati in questi anni con la pazienza e l'amore che hanno per questa manifestazione, per le annate buone e quelle cattive, sono sempre stati qua, sempre qui fedeli. L'area del food e l'area del beveraggio, che è un punto cardine dopo le due di notte, è fondamentale, ma soprattutto per noi quando il pubblico torna a casa. Sono tutti sistemi che si integrano. L'altra persona che vorremmo ringraziare, che si sta mettendo la cintura e fa finta di non vedere niente, è il nostro elfo. Noi, perché noi ce l'abbiamo l'elfo, è vero, gli elfi esistono, eccolo lì. Questo è un altro, sta esportando, non vi dico, non vi posso dire come perché è pomeriggio, Stregarium in un certo modo anche oltre confine. Ci sono tutta una serie di personaggi, anche il rosso là in fondo che ride e scherza, service, yuhu. Eccolo, quello è un altro, senza di lui niente musica. No, noi non lo ringraziamo. No, te non ti ringraziamo. Però senza di loro niente musica, niente note, niente sorrisi. Anch'io avrei uno da ringraziare, ma non perché sono di parte. Il mio compagno nella vita, mio marito, vero, che nel 2013 a me e Stefania ha fatto fare un salto di qualità portandoci con uno streaming in diretta. Sì, è là, quello col cappello, alza la mano, Rizzo, eccolo! Mio. Grazie. E ci fece fare il collegamento in diretta con la Florida, con la... È vero, sì. Con la famosissima sacerdotessa Halliwell, la Halliwell. Non c'erano gli schermi, lei che parlava tutto così, perché io vorrei ringraziare tutti voi per essere, aveva la tazza della colazione davanti, c'era fuso. Beata lei. Avevamo fatto un salto veramente. Sì, grandi. E tutti quelli che passano, che ci sono, eccola là un'altra che cammina tutta vestita di nero, che incontriamo in ogni posto, in ogni dove, e comunque fa parte di questa cosa. Il nome. E scusate, e ce n'è un'altra che ha una giacca gialla, che è dietro un bancone e che fa finta e si è appena spostata. Veronica, acchiappa la giacca gialla, falla portala qua. Abbiamo un'altra persona che in questi anni, nel cammino che porta da una bambina all'essere una giovane donna,
è la figlia di Stefania ed eccola, è Astrid. Ragazzi, senza di lei e a Ivano avreste bevuto meno birre, sappiatelo. Veronica, ciao. Eccola, lei è un'altra, ha subito di tutto, ostie, risate. Stamattina la telefonata era: non ti sento, dove sei? Perché c'era casino sulla strada e non arrivava. E io ho un ringraziamento personale a tutte le persone che a volte per timore, al di là della battuta, a volte per rispetto, hanno aiutato questo fuoco a non spegnersi mai. Il fuoco più importante di Strigarium è stato quello dell'anno scorso. Sappiate che nonostante quello che è arrivato da queste montagne, non si è mai spento. Abbiamo passato ore e ore e ore, Angelo lo sa, gli abbiamo bruciato persino i pallet perché non c'era più legna, abbiamo bruciato qualunque cosa ci fosse in giro da bruciare, un pezzo anche, adesso lo sapete, della staccionata. È così, non c'era più niente. Non c'era più niente da bruciare, ce n'era un pezzo di così e poi era simpatico, è finito nel fuoco anche quello. Adesso ve lo posso dire. Tutte le persone, dai Viking Brothers ad Maior Avertite, alle figlie dell'antica religione che non ci sono, tutti quelli che sono passati e hanno dato da mangiare a questo fuoco, che chiaramente per me è caro come pochi, anzi probabilmente è il più caro di tutti, e questo è un ringraziamento personale, proprio personale, perché quando un fuoco non si spegne vuol dire che non si spegne da nessuna parte, né nelle teste, né nei cuori, né nelle mani soprattutto delle persone, perché alla fine quello che riusciamo a fare lo facciamo con i piedi, le ginocchia che domani saranno un incubo, e le mani, perché a volte si staccano le teste, si staccano i cuori perché sei troppo stanco, non dormi, non mangi, non bevi, ne fai di tutti i colori per 3 giorni di fila ed è il culmine di mesi di preparazione, e ci avete aiutato tutti, chiunque è passato di lì, chiunque arriva e chiede posso entrare a fare una meditazione, posso portare un'offerta al fuoco, perché ci sono le pietre, come mai il fuoco. Per esempio adesso ne stanno arrivando 2 vestiti molto rossi che ieri hanno dato una ravvivata al fuoco mica da scherzo. Sono stati lì a guardarlo, ad ascoltarne il canto. È questa rete di energie, di armonie che passano e che rendono vivo questo fuoco che si spande su tutto Strigarium. Questo era il mio ringraziamento personale, perché chiaramente questa è la parte che mi compete. E così. Lei dice che non dice niente, passa. Io, vabbè, è una cosa già detta, sarà detta, però voglio davvero ringraziare tantissimo lo staff che ci dà una mano. Perché al di là dei tre giorni di festa che si fanno un mazzo quadro, io, il piccolo, è lui, quello lui è quello potente. Viene dalla mamma, guardate quanto è grande adesso. A parte il mazzo quadro che si fanno in questi 3 giorni, io penso che metà staff sono comunque familiari miei di Stefania e così, quindi anche la sopportazione di tutto l'arco dell'anno, tra nervosismi, cambi d'umore, cose così, quindi penso che sia un ringraziamento da fare più e più volte durante questa giornata per tutto quanto. Quindi grazie, e grazie a tutti voi che comunque anche solo passando a spiare che cosa è Strigarium, portate un pezzettino di voi all'interno di questo evento. Grazie mille a tutti. Un ultimo ringraziamento lo faccio anch'io. Come mi ha detto Chiara, la moglie di Ottavio, ieri sera, io e te
siamo ciò che è stato. Io ringrazio Stefania e Silvia perché voi siete ciò che verrà e quindi grazie, addio. Nel due. Balliamo tutti. Va bene, quindi è un momento di ringraziamenti questo. Ho capito che è un momento di ringraziamenti. Ovviamente anche il mio ringraziamento va a tutto lo staff, al pubblico, all'energia bellissima che ci mettete, al fatto che è una grandissima famiglia. Nel profondo del cuore il mio ringraziamento più grande ovviamente va sempre a Ottavio Adriano Spinelli che qua mi ha portata e che con tutta la sua magia e la sua energia ha permesso e fatto la sua parte e ancora la fa, perché continua comunque a farla. A Stefania, che oltre che essere l'organizzatrice di Strigarium per me è come una sorella, è una delle mie più care amiche. Calon, a Silvia, a Irene, tutti i nomi non li stiamo a fare perché tanto... Però una cosa che voglio ringraziare anche che non abbiamo ancora detto è il mitico lago di Iseo. Cioè questo lago qua ha un'energia e una magia tutta sua particolare che si sprigiona specialmente la notte, ho notato, e che contribuisce veramente tantissimo come entità energetica alla buona riuscita della festa. La cosa bella è che come sempre vediamo che siamo un insieme di tanti elementi in un grande disegno armonico e il ringraziamento va quindi a tutti e a ognuno, come direbbe Ottavio. Grazie. Come sempre io ho... Come sempre io non capisco se siamo telepatiche o gemelle separate alla nascita, perché stavo anch'io per ringraziare il lago con il quale ho un legame particolare. E proprio ieri sera pensavo che a livello personale lo Strigarium, il contatto con il lago è come se ogni anno, ogni volta risvegliasse qualcosa in me, una sorta di potere latente che viene risvegliato ogni volta che entro in contatto con il lago. Poi oltre ovviamente Stefania, Silvia, Levina e ovviamente lo staff che è un grandissimo supporto anche per noi che teniamo le conferenze, hanno tantissima pazienza, videoproiezioni, computer che non si accendono, lavagne che non ci sono, bravissima, lavagne che non ci sono, di tutto di più. Io penso che un grande ringraziamento vada fatto al pubblico, perché senza il pubblico Strigarium non esiste. Grazie, grazie davvero a tutti voi, veramente. Grazie Irene ha la capacità, una delle poche persone che ha la capacità di tenere il mio tono di voce ad un livello umano e accettabile anche in situazioni di particolare attrito. Irene ti guarda e comincia, come sottolineava la nostra Calon, e io lì dico ok, buono, e scende la tensione, depongo le armi e i canini. Irene, grazie, perché la morbidezza, l'impegno, la serietà con cui muovi i passi e muovi le parole soprattutto è qualcosa che difficilmente si riscontra. Io poi che sono una fetente iena su questo, di uno sdombismo schifosissimo, ritengo che una delle parti sacre di questo posto sia tu, perché quando arrivi e arrivi nel tuo mondo glitterato, che è chiaramente totalmente estraneo alla mia persona, il glitter, l'anno scorso cercava di glitterarmi mentre camminavo, sì, quando eravamo là in fondo mi diceva sì, ma perché non metti un po' di glitter, che avevi gli stivali glitterati, ti dicevo no, li voglio anch'io, e hai cominciato a tirar fuori qualcosa, cercavi non me ne sono neanche accorta, lo ma giuro. Ecco, cioè, capito? E chiaramente io scappavo urlando
però è così, cioè senza di te l'armonia non c'è sopra questi palchi, non c'è in sala conferenza, non c'è nelle parole che noi riusciamo a spendere con molta fatica. Quando arrivi è tondo tutto, non c'è più spigolo da nessuna parte. E questa è una cosa di cui è un po' che volevo dirtelo. Io con Stefania spesso parlo di questo e volevo che questa cosa fosse pubblica, perché voi non avete idea della armonia e della pace che questa donna riesce a portare persino in me. Quando lei c'è io mi pacifico. Devo ringraziarti per questo, perché il cuore che porti è qualcosa che è gigantesco, veramente. Ma no, vabbè. Ma no, vabbè. È una cosa che mi coglie di sorpresa. Piacevolmente. È la stagione delle non preparazioni. Perché veramente non è. Cioè, una cosa della quale veramente non mi rendo conto. Cioè, è per questo che è reale. Quindi, niente, grazie. Prego. Grazie. Tutto qua. Sicuramente anche tu. Sì, allora loro hanno già ringraziato tutto il possibile e immaginabile, tutte le persone e le cose possibili e immaginabili, perché anche le cose, il lago e tutto quanto, la montagna, eccetera. Allora, ringraziamenti sono stati già fatti, basta. Io invece ho delle richieste. Approfittando di questo momento di sincerità, allora niente Strigarium quando ci sono i mondiali, mi raccomando, non mi combinate questa cosa. Sulla manina, avanti, eccone un altro, alza la mano, muoviti, eccolo lì un altro dei nostri camuni doc. Dove eri? A dormire, ovviamente, chiaro. Che domande stupide faccio anch'io. No, comunque volevo fare una richiesta seria. Ok, quindi sarebbe bello, come non so, forse ti ha accennato qualcuno, sarebbe bello organizzare lo Strigarium quando c'è la luna, cioè nel senso con la luna piena, in modo tale che potremmo anche organizzare, se il tempo lo permette, naturalmente, delle osservazioni della luna, perché è chiaro che noi parliamo tanto della luna, del risveglio della dea, eccetera, però anche dare, cioè osservare visivamente l'astro notturno, secondo me è una cosa meritevole. E io, per quanto riguarda la mia esperienza, vedo che le persone rimangono sempre babbate, questa è la parola giusta, babbate, quando vedono la luna, possono vedere la luna col telescopio. Per cui se fosse possibile fare questa cosa, io la proposta la faccio, visto che siamo qua, siete tutti testimoni. Soprattutto con la luna piena ci sono meno probabilità che piova. Ecco. Tenetelo a mente. Il problema. Luna piena forever, il problema è che poi la luna piena scatena delle cose sempre di nuovo dopo le 2 di notte, 2:30, quando si chiude. Ma tanto tu poi devi sorbire comunque, esatto, le cose dopo, capisci? Le 2:30, quindi 1, 2, 3, 4, 5, loro poi vanno a dormire nei loro letti, c'è chi non ci va, dorme ovunque, credetemi, ovunque. C'è uno dei nostri fantastici guardiani che l'altra notte è riuscito ad addormentarsi su una panca seduto e russava, ve lo giuro, era così e faceva, tant'è che abbiamo dovuto svegliarlo perché avevamo paura che cadesse nel fuoco. È stata una cosa incredibile, mai visto niente di simile, non ce la faceva più e da seduto così, ma non aveva la testa piegata, era così con gli occhi chiusi e faceva una roba incredibile. Per cui voi andate a dormire nei vostri letti, ma poi resta tutto a noi questa cosa qua. Per cui la luna piena, la mia richiesta è proprio state qua tutti. Va bene, ottimo. Ci organizziamo con i sacchi a pelo, facciamo, no problem, va bene. Io vedo che i giullari, sì, esatto, stanno preparando e niente, pensavo ci prendiamo per mano, un grande abbraccio virtuale a tutti e viva. Grazie.
italiano.